prestito, indebitamento, finanziamento, passività, obbligazione, disavanzo, passivo. Sono diversi sinonimi per affrontare le tematiche dei debiti e delle disuguaglianze, sulle quali il Festival Insolvent Fest ci ha intrattenuto ancora una volta a Bologna per la 10ª edizione dal 23 al 26 settembre 2021. Mentre da una parte speriamo di essere alla fine della pandemia, dall'altra si parla di ripresa economica con le opportunità offerte dal Recovery Fund e dai fondi del PNR. Cosa significa ripresa in rapporto al lavoro e alle condizioni di lavoro? Cosa significa riaumentare il PIL rispetto a un'economia che torna ad essere, come sempre stato, in parte anche pronta a farsi criminale? Cosa significa riprendere la mobilità? Quindi la circolazione delle persone, l'attività sportiva, ma in presenza di forti limiti e disuguaglianze che sono più forti magari in altri paesi, ma sono ancora persistenti anche nel nostro sistema, per esempio nello sport, così nella istruzione e soprattutto la grande sfida ambientale. Gli argomenti, le tematiche sono talmente vaste e complesse che investono diversi ambiti territoriali e ordini professionali che anche quest'anno hanno deciso di sostenere la rassegna. Noi, essendo un'associazione di studio sulla materia concorsuale e non solo, siamo un'associazione sicuramente molto vicina a Insolvent Fest, a quello che Insolvent Fest vuole trasmettere nelle sue, in tutti questi anni, e sicuramente anche molto vicina al discorso delle uguaglianze per i rapporti stretti che la nostra associazione non solo ha col Tribunale di Bologna ma anche con la città metropolitana per una collaborazione gratuita che la nostra associazione fa per tutte le persone sovraindebitate che si presentano alla città metropolitana. Per noi quest'anno è un anno particolarmente felice perché si parla di argomenti che per noi consulenti del lavoro sono importanti. Uno di questi è la disuguaglianza. Noi lo viviamo tutti i giorni come consulenti del lavoro perché le disuguaglianze nel mondo del lavoro purtroppo sono tante, dal lavoro femminile che non è riconosciuto come dovrebbe essere riconosciuto, agli appalti illeciti, al caporalato, ai dipendenti sottopagati, ma soprattutto anche all'aspetto della sicurezza nel mondo del lavoro, che è uno dei temi che quest'anno verranno trattati all'Insolvent Fest. Il tema del sovraindebitamento è un tema che da Insolvent è trattato ormai da 10 anni. Dalla nostra normativa nazionale invece da un tempo relativamente più breve, perché soltanto da pochi anni è entrata in vigore la normativa di gestione delle procedure del sovraindebitamento, che in questo ultimo periodo sta avendo una notevole considerazione tra i soggetti interessati. C'è questa maggiore, appunto, consapevolezza di quella che è la possibilità di ricorrere a delle strumentazioni che fino a poco tempo fa non esistevano e che possono consentire alle persone di mettere il famoso punto a capo, di rientrare nel ciclo virtuoso della vita sociale ed economica. Tra i sostenitori anche la Fondazione Sport Fund, dal momento che il tema delle disuguaglianze, soprattutto durante questa pandemia, tocca anche le attività sportive. Molto spesso, naturalmente, giustamente, nello sport si pensa all'aspetto ludico, all'aspetto salutistico, e raramente ci si sofferma invece sulle disuguaglianze. Disuguaglianze che, ad esempio, durante il Covid si sono certamente acuite, ci sono state differenze fra chi poteva o non poteva fare sport. Quindi siamo molto lieti che sia portato questo focus sullo sport inclusivo, ma soprattutto sulle disuguaglianze, mi ripeto, che ci possono essere e ci sono nello sport. Come negli ultimi anni, Insolvent Fest ha aperto i lavori con una nota sorridente e ironica, invitando Alberto Bebo Guidetti, dello Stato Sociale, che al Cinema Lumière ha tenuto una conversazione dal titolo «Mi son perso su Google. Insolvenza. Prove d'autore». È un tema che non avevo mai affrontato in maniera un po' più analitica, come mi è successo per questo invito, e devo dire che effettivamente sulla mia persona e sulla mia generazione il tema dell'insolvenza e del debito è una cosa viva, purtroppo anche, insomma, che abbiamo vissuto in prima persona in tanti momenti. Un mio amico più giovane di me dice: ho solo una 30ina d'anni, ho già vissuto 3 recessioni economiche, e quindi in qualche maniera, insomma, si può provare a trovare spunto per guardare il presente e magari anche immaginare il futuro. Rinnoviamo la tradizione che consiste nell'affidare a una persona che non sia proprio del nostro mondo l'interpretazione delle categorie, dei concetti, anche delle esperienze che noi pratichiamo in modo più tecnico, perché uno sguardo diverso credo che ci aiuti anche a riflettere sulla continuità e la giustificazione di continuità del nostro discorso più tecnico.
I lavori di Insolvent Fest sono poi iniziati al convento di San Domenico su debito di sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'inaccettabile aumento di morti bianche. La sicurezza del lavoro, o meglio, la violazione delle norme in materia di sicurezza è uno dei primi fattori di disuguaglianza, perché non è giusto morire sul lavoro, essere feriti sul lavoro, e questo succede quando ci sono tante differenze, soprattutto le differenze di cultura, delle differenze di formazione e quindi delle tutele che non vengono osservate per tutti i lavoratori nello stesso modo. Periodicamente ne parliamo in televisione, ne scriviamo sui giornali, i numeri ci dicono che c'è una media di 3 morti sul lavoro al giorno e quindi credo che l'attenzione debba essere più costante da parte degli organi di informazione nel loro ruolo di pressing sulle istituzioni affinché vengano prese iniziative, provvedimenti che frenino quello che appunto Bruno Giordano ha definito un crimine di pace. Le recenti Olimpiadi e Paralimpiadi hanno fatto emergere che anche in palestra, allo stadio, la cittadinanza sportiva è diseguale. Un'estate azzurra davvero piena di gioie, di emozioni olimpiche e paralimpiche. Certo, queste luci non devono però abbagliarci. Ci sono sicuramente anche tante ombre. Se per esempio nel mondo olimpico tra uomini e donne, per esempio, ormai c'è la parità dei premi, tra atleti olimpici e paralimpici non è così. Questa per esempio è un'ombra su cui dovremo tutti quanti riflettere molto. Grandi risultati non ci devono far dimenticare che sotto questo vertice ci dovrebbe essere la possibilità per tutti di praticare, la possibilità per tutti di praticare sport senza necessariamente fare agonismo e soprattutto la possibilità anche per gli atleti di alto livello di avere le tutele dei lavoratori, perché in Italia purtroppo le donne a questa possibilità del professionismo sono ancora escluse e quindi viviamo di una risorsa che sono i gruppi sportivi militari che, come vediamo, ci portano un sacco di medaglie. Alla biblioteca comunale dell'Archiginnasio il Festival dell'Insolvenza ha affrontato il basso costo del lavoro e la concorrenza nel moderno caporalato. Abbiamo cercato di raccontare una vicenda che è umana prima che economica, che significa condizioni di vita e di lavoro precarie per centinaia di migliaia di braccianti agricoli, che significa sfruttamento, che significa concorrenza alterata, che significa tentativo di porvi rimedio per via normativa, tentativi finora sempre falliti con le sanatorie. Quindi l'Italia è un paese di cattiva coscienza. La risposta che va data è una risposta di persone competenti, capaci di approfondire per risolvere un problema che, come dire, continua da anni, che è diventato sistemico e che soltanto attraverso un approfondimento puntuale e preciso si può immaginare di trovare le soluzioni relative. Noi parliamo a volte di riduzione in schiavitù, di persone che vengono uccise, di cadaveri che spariscono, di persone che sono obbligate ad assumere sostanze dopanti per lavorare come schiavi. Questo interroga la nostra economia, la nostra coscienza e la nostra democrazia. Altro problema, l'esaurimento delle risorse ambientali per un'economia di crescita. Ma per quale tipo di crescita? Stiamo letteralmente bruciando le risorse del pianeta con i nostri consumi e non solo, con anche i nostri comportamenti o i metodi di produzione che vanno a danno dell'ambiente e della salute del cittadino, con contaminazioni di inquinanti e altre aggressioni all'ambiente molto importanti e significative. Interessante è stato il legare quello che succede sulla terra e quello che succede in mare, anche se succede anni dopo a gli eventi che sono successi sulla terra. Sicuramente ci sono delle attività di repressione in ambiente terrestre. Le amministrazioni europee si stanno molto impegnando con una lotta, un recupero degli ambienti boschivi e un ritorno a allevare, coltivare in questi territori. Diamo maggiore enfasi a queste attività perché solo con la prevenzione possiamo andare poi a proteggere il capitale naturale che ci è stato regalato. Tra un dibattito e l'altro, alla Cineteca di Bologna si sono tenute la proiezione del film Corleone, la storia di Totò Riina di Mosco Bucò e la presentazione di La mafia immaginaria, 70 anni di Cosa Nostra al cinema di Emiliano Monreale. Siamo sempre all'Archiginnasio presso la sala Stabat Mater, dove si è parlato del nostro debito nei confronti del suolo, i limiti e le contraddizioni dell'industria estrattiva nei nuovi contesti di economia sostenibile. Guardando l'ora attuale, sicuramente la Costituzione richiederà
diciamo così, una riforma, perché occorrerà ripensare proprio le relazioni tra lo Stato e le regioni. Il punto è che forse occorrerebbe riformarli in una duplice direzione, cioè o meglio riconsegnare nelle mani dello Stato quelle materie che attengono alla politica economica, come appunto la politica energetica, perché di questo oggi abbiamo parlato, e anche le materie che attengono ai diritti sociali, quindi allo Stato sociale, come per esempio la salute e la sanità. Ma che cos'è il debito giudiziario italiano, sia nella sua dimensione quantitativa e soprattutto temporale? Noi abbiamo un paese dove la giustizia non funziona, o funziona quando funziona, funziona male, con dei tempi inaccettabili per un paese civile, e questo è un serio problema democratico, di democrazia molto, molto, molto serio. Ed è sorprendente che in tutti questi anni non si sia fatto così poco, per soprattutto chiacchiere, no? Per cercare di restituire questo debito ai cittadini. L'ultima giornata del festival Insolvent Fest ha visto degli argomenti scottanti: il reddito di cittadinanza tra lavoro e divano di casa, le bugie e i numeri del caso Italia. Con il professor De Masi cerchiamo di fare chiarezza sul reddito di cittadinanza, su quelli che sono stati i suoi veri vantaggi, quelli che sono i suoi elementi di criticità, uno strumento che ha infuocato recentemente il dibattito politico, come sappiamo, parti politiche ferocemente contrarie. In realtà, se si vanno a vedere i numeri, si scopre che è una misura tutto sommato sostenibile per le nostre finanze pubbliche e che è stata provvidenziale in un periodo così eccezionale come quello della pandemia. E infine si è parlato dell'evoluzione dell'impresa mafiosa con la sua penetrazione anche nell'economia dell'Italia del Nord. Abbiamo concluso poco tempo fa una ricerca come Università Bocconi in cui abbiamo analizzato un campione di oltre 15.000 imprese della Lombardia, e i dati sono sorprendenti perché in questa ricerca che abbiamo fatto in collaborazione con AISI, quindi Intelligence, che ha un reparto di studio e contrasto alla criminalità organizzata, è venuto fuori che circa il 10% delle imprese lombarde non quotate in borsa mostra dei collegamenti con la criminalità organizzata. Alla figura del mafioso imprenditore si è affiancata quella dell'imprenditore mafioso, che quindi non ha un background di appartenenza, a differenza appunto del mafioso imprenditore, a un clan vero e proprio, ma che comunque arriva a patti con l'organizzazione criminale e che anzi a volte cerca l'organizzazione criminale, appunto perché in questo modo è anche più facile porsi sul mercato, quindi evitare, aggirare le regole sulla concorrenza e arrivare a proficui guadagni in maniera appunto più veloce e immediata. Per sottolineare che a questo festival interessa sempre comunque l'uguaglianza e la solidarietà, soprattutto verso chi ha bisogno, presso le cucine popolari si è svolta una cena della solidarietà allietata da musicisti del Teatro Comunale di Bologna. Mentre un'altra serata che si è svolta a Palazzo Pepoli è stata dedicata al progetto Sport Aid di Sport Fund, fondazione per lo sport on loose, che svolge attività nello sport dilettantistico a favore di persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.